Siamo al centro della Caritas qui a Benevento, dove le famiglie di sfollati a causa dell'esondazione che c'è stata stanotte trovano ospitalità, trovano soccorso. Quante sono le famiglie che stanno trovando ospitalità? Le famiglie che trovano ospitalità proprio qui come dormitorio sono 13, le famiglie a cui facciamo arrivare i nostri pasti ogni giorno sono 1000. Dove riuscite ad arrivare, in quali paesi, quali sono le zone più colpite? Ovviamente sono le contrade della città, quindi Santa Clementina, Pantano, Contrado Olivola, poi stiamo servendo Ponte, Opisi, stiamo raggiungendo San Giorgio la Molara e adesso ci hanno chiesto l'acqua potabile per Pesco Sannita. Come funziona il volontariato? Diciamo, qual è un po' la catena di comando, come viene organizzato? Qui c'è il centro di reclutamento volontari che sta funzionando dalle 8:30 fino alle 21 di tutti i giorni. Le persone spontaneamente vengono qua, si presentano, il centro di reclutamento li smista dove ci sono le richieste d'aiuto. Di là ci sta invece l'organizzazione della ricezione delle beneficenze in termini di vestiario e di alimenti. Le famiglie che vengono qui chiedono e come vedete insomma, poi arrivano qua i prodotti, le famiglie li prendono, vengono a prendersi qua i prodotti oppure siamo noi che portiamo sul posto questi prodotti richiesti in base alle esigenze della famiglia. Di cosa c'è bisogno in queste circostanze? Cosa che serve? L'olio, che non ce n'è molto, i rotoloni, tonno. Ci sono molti paesi che sono tuttora isolati. Come fate a raggiungerli? Come fate a portare questi aiuti dove c'è bisogno? Fino adesso si stanno organizzando con i fuoristrada, insomma con mezzi che sono capaci di andare nel fango, quindi in zone dove... Anche privati? Sì, soprattutto privati, perché offrono i loro mezzi per caricarli e andare in queste zone dove c'è molto fango e quindi dove le strade ormai sono quasi inesistenti. Lei è qui con la sua famiglia, ospitata qui nel centro della Caritas di Benevento. Ci racconta un po' com'è andata? Male, tragica. Sono dovuta passare con 2 bambini che meno stanno bene sotto l'acqua, la tenevamo fino a qua, non abbiamo avuto i soccorsi, non abbiamo avuto niente. Quando mio marito dalle 4 della mattina a chiamare i soccorsi non sono venuti, ci siamo trovati infangati con 2 bambini. Un po' di lentezza insomma nei soccorsi. Sì, tanta. Abbiamo perso tutto. Ho perso una casa, ho perso 2 macchine, non so come fare. Che tipo di aiuto state ricevendo dalla Protezione Civile? Lo Stato è presente, vi dà una mano? Noi stiamo coordinando con il Comune, che per noi è lo Stato. In questo momento stiamo coordinando con il COC, che è il Centro Medico Comunale, con la Croce Rossa, con la Protezione Civile, che oggi insomma sta ospitando 100 volontari in più. Quindi diciamo questo è nato... Non fin dall'inizio, si è strutturato lentamente questo nostro coordinamento, ma adesso c'è. Chi sono questi volontari di Benevento che stanno prestando soccorso? Allora, diciamo che come volontari Caritas siamo tutti, ogni ragazzo di un'associazione. Ci sono i ragazzi dell'università, ci sono i ragazzi della curva che comunque stanno dando da fare abbastanza e ci sono tutte le associazioni, Scout, Azione Cattolica, che nelle varie zone di Benevento comunque stanno operando facendo capo tutti alla Caritas. Però ogni persona che vedi con la pettorina comunque fa parte di un'associazione. Avete trovato solidarietà da parte dei cittadini di Benevento, qual è stata la reazione? La prima reazione è questa, cioè questo flusso di gente, tutti volontari, flussi di magazzini che si svuotano, che si riempiono in continuazione per le donazioni che arrivano, quindi i bisogni purtroppo superano la generosità, che in questo momento dobbiamo comunque provvedere ad alcune esistenze che si sono interrotte, attività commerciali, appartamenti, elettrodomestici. Questo ci richiederà un lavoro dei prossimi anni, quindi la speranza è sempre che questa solidarietà accompagni quei 1500 posti di lavoro che rischiano di perdersi a Benevento.